era pieno di libri, quadri, perché io dipingo, la cucina, tavoli, c'era di tutto. Io lo tenevo proprio come cantina, no? Tutto a buttare via. Tutto distrutto. Rabbia, desolazione e sconforto sono caduti sui residenti di Fano Sud e Marotta Nord assieme alle forti piogge che questa notte si sono abbattute su tutta la provincia pesarese. Gli episodi più critici si sono verificati a sud del fiume Metauro, dove tra sottopassi allagati e acqua mista fango che ha invaso le strade come la statale Adriatica era difficile circolare. E dalle strade diventate veri e propri fiumi in piena, l'acqua è entrata nei garage e nelle case dei residenti di Torrette e Ponte Sasso di Fano, dove si è temuta l'esondazione di Rio Crinaccio. Qui, in via Motta, i residenti tra secchi e pompe hanno tentato tutta la notte e tutto il giorno di ripulire i garage sommersi dall'acqua, cercando di recuperare ciò che la pioggia non ha distrutto. È venuta una bomba d'acqua da là, dalla Nazionale, no, da qui. La Nazionale ha fatto un desisto. Addirittura rimanevo bloccato perché in 3 secondi l'acqua si è alzata e io rimanevo bloccato. Lei in quel momento dov'era? È lì dentro. Ah, era dentro i garage? Lì dentro a tirare fuori la moto. Tirato fuori la moto, ho fatto in tempo a tirarla fuori, in 3 secondi una bomba d'acqua è arrivata a 1,50 m in 3 secondi, per cui siamo qui a ripulire e adesso vediamo il da fare. Adesso cercheremo di salvarlo, ho salvato una moto di 30.000 euro e il resto, le macchine erano già fuori e tutto è rimasto dentro, perciò vediamo più avanti cosa succederà, sperando che qualcuno provveda a sistemare questo canale, questo fosso, perché veramente è un casino per tutti, insomma, ecco. È venuta su tutta dalla strada, capito? Allora dalla strada fino a lì la gente non passava più le macchine e dalla strada veniva tutta su e andava sul campo. L'è arrivata anche nel terrazzo là? E quasi sul terrazzo, sì sì, c'è gente a fare, e vedi che li sto lavando, guarda, si vede che è macchiato, io non ne posso più, guardi, è da pranzo che non mangio più. Nel pensiero e la paura. Il maltempo ha colpito duramente anche Marotta Nord. Anche qui acqua e fango hanno invaso le strade, alcune delle quali sono state chiuse perché impraticabili. Disagi e danni ingenti anche per negozi, esercizi commerciali e bar. Siamo una bomba d'acqua. Un giro di mezz'ora è tutta l'acqua dappertutto. Non è mai successo in 30 anni, è la prima volta che capita una cosa così. Si è allagato 3 volte, ma non rientro al locale, è andato sempre lì vicino al limite, insomma, ecco, c'è una porta, ma dentro ormai non c'entra mai niente. Questi danni, siamo chiusi, mancati incasso, l'acqua sporcata dappertutto, rovinato qualche scaffale, rovinato gli immobili. Una situazione critica. Esatto, sì, danni ci sono, migliaia di euro, però insomma, costano qui giorni e notte. L'acqua è entrata fin dentro al bar. E all'inizio prendeva da sotto al marciapiede, poi è iniziata ad alzarsi di più l'acqua e è entrata fino a dentro al bar. Ogni volta che continuavano a passare le macchine entrava sempre di più, ha preso tutto il bar, infatti oggi purtroppo siamo chiusi che continuiamo a pulire, ha fatto un po' di danni, che non ce l'aspettavamo, pioveva normalmente, solo che dopo ha iniziato a piovere di più, anche dalle fogne è uscita tutta l'acqua. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno aiutato i residenti a drenare l'acqua da garage e abitazioni. In via Ferrari e in via Rovani, a Marotta Nord, i residenti si sono dati da fare con secchi, tubi e badili, aiutandosi anche tra vicini. Non sapevamo che sarebbe entrata così tanta acqua. Cioè, noi ci siamo già organizzati con tavole, con sacchi di sabbia, ma non eravamo preparati a questo. Si parla comunque di danni ingenti? Danni, sì, soprattutto perché è entrata dentro il muro, quindi sta continuando a uscire acqua dal muro. Tutte le cose che vedete sono da buttare via perché sono piene di fango, piene di detriti. Questa non è la prima volta che capita? No, è la quarta che fa danni. La prima volta è entrata fino a 1 metro di altezza, le altre volte 2 volte è entrata fino a 10-20 centimetri, questa volta è arrivata fino al soffitto quasi. Sì, c'è tanta gente, che anche amiche che abitano lontano da qua, che mi hanno chiesto se possono venire a dare una mano, quindi c'è tanto aiuto, tanto sostegno da parte dell'intera comunità. È una zona questa dove ogni tanto succede, è quello il problema. Perché questa qui, con i lavori che non ha mai fatto a Fano,
questa zona, soprattutto quando hanno fatto la terza corsia dell'autostrada, ogni volta che c'è un acquazzone questa strada qua diventa un fiume. Infatti tutti noi siamo attrezzati con delle tavole per passare, ma ieri sera l'acqua era troppa, l'acqua era un disastro proprio. Qui c'era un fiume che scorreva velocissimo, alto 30 centimetri la strada, quindi ha riempito tutti gli scantinati, siamo tutti pieni, tutti. Purtroppo noi dobbiamo sempre sperare che non piova come ha piovuto ieri sera, perché è un macello. Qui il sistema fognario non tiene, l'amministrazione comunale già lo sa, tant'è vero che hanno anche previsto dei lavori, hanno già cominciato a fare anche altri lavori, però d'altronde quando arrivano queste bombe d'acqua è un disastro, proprio un disastro. Auto sommerse dal fango, letti che galleggiano. In un'abitazione l'acqua ha sfondato le finestre, riempiendo la camera dei bambini, fortunatamente vuota, la sera dell'allagamento. Purtroppo l'acqua ha sfondato le finestre ed è arrivata fino al soffitto, passando per i garage, quindi 2,5 metri d'acqua. E per pochissimi centimetri da questa scala si va in casa. La cosa drammatica è che qui solitamente ci giocano i bambini, se fosse successo di notte sarebbe stato veramente una tragedia. Con la bomba che c'è stata non so se ci sarebbe stato il tempo di evacuare, quindi una situazione da prendere in mano. C'è anche chi a causa degli allagamenti ha rischiato la vita e chi ha subito danni ingenti, perdendo quasi tutto. Mi trovavo sotto nell'autorimessa con mio figlio per cercare di portare sulle autovetture. È arrivato un fiume improvviso, infatti ha tolto e spezzato la barriera che avevamo qui, l'acqua è arrivata giù, ha trascinato indietro la Jeep perché stavo salendo col mio fuoristrada e ha scardinato i box che ci sono dietro. Quindi è stata di una violenza inaudita e l'acqua potete vedere voi da dove è arrivata. Praticamente poi abbiamo perso tutto, macchine, moto, tutto quello che c'era lì sotto. Io sono scappato dall'abitacolo che ormai avevo già l'acqua alla vita, quindi un attimo, proprio in pochi secondi l'acqua è venuta giù violentemente, non doveva succedere. Tra 2 settimane dovevamo traslocare nell'altra casa, quindi abbiamo fatto gli scatoloni, abbiamo messo i pallet perché già questa è una zona che quando c'è un po' di acqua un po' entra ovviamente. In caso di stanotte, di ieri è stato, è stato una vera e propria alluvione, però avevamo già le cose sul pallet, però abbiamo perso abbastanza, diciamo tutto, quasi tutto quello che avevamo messo di sotto, in poche parole. Una situazione drammatica. Sì, poi anche i mobili sono caduti, tra l'altro. Poi noi abbiamo un ristorante e avevamo tutti i bicchieri nelle cose del ristorante, anche nei mobili, perché non abbiamo magazzino. Quindi va bene, ce la faremo.